Allora, eccoci, benvenuti a tutti a questa puntata prenatalizia di The Way. Come vedete, abbiamo tutto il background addobbato con decorazioni natalizie. Abbiamo dagli alberelli al Grinch perché siamo persone molto aperte e, e quindi anche chi odia, che poi alla fine ama il Natale come il Grinch, eh, è benvenuto all'interno del nostro Journal Club. Un journal club che eh, oggi tratta di un tema un po' particolare, eh, molto affascinante. Di solito è mh, direi sulla bocca di tutte l'apprezzamento estetico, per esempio, di un brano musicale. Quanto mi piace questo brano, eh, quanto lo sto gustando, lo sto apprezzando. Da un punto di vista eh, aneddotico, eh, sembra un concetto abbastanza chiaro a molti. In realtà da un punto di vista scientifico nasconde una grandissima complessità, innanzitutto nella sua definizione, poi nei paradigmi eh, teorici e metodologici che vengono utilizzati eh, per studiarlo e eh, per studiare anche un'altra componente inedita che è stata affrontata dagli autori dell'articolo um, che appunto discuteremo oggi grazie alle parole di Marta e Sabrina o solo Marta, non mi ricordo più? Tutte e due. Tutte e due, sì, sì. ok, vi darete mano forte allora, visto che l'articolo di oggi è parecchio tosto, ecco, la seconda componente riguarda un tipo di apprendimento. Adesso noi abbiamo in mente magari l'apprendimento quando studiamo qualcosa, leggiamo magari un libro, eh, leggiamo addirittura uno spartito per rimanere eh, nell'ambito musicale. Esiste una forma di apprendimento ancora più eh, fondamentale basic. Eh, che riguarda il livello percettivo. Oggi vedremo la relazione fra ehm, l'aspetto estetico, di apprezzamento estetico della musica e l'apprendimento percettivo. Lo vedremo alla luce di un paradigma particolarmente in voga oggi, direi molto trendy, eh, che piace molto agli scienziati e ehm, che ci permette proprio di inquadrare il processo di eh, apprendimento. Secondo un prima e secondo un dopo. All'interno di questo processo c'è un eh, elemento, un dispositivo che noi eh, possediamo che è la sorpresa. Non da intendere come potremmo eh, concepirla noi, magari in modo più eh, ingenuo: è proprio un meccanismo, un dispositivo eh, che segnala fondamentalmente. Quanto stiamo imparando e quanto le nuove informazioni con le quali abbiamo a che fare, di natura eh, sensoriale, di natura percettiva, eh, siano in linea o meno, diciamo, con le informazioni precedentemente immagazzinate. Non vi voglio mh, spoilerare molto, so che il nostro Journal Club viene seguito anche da colleghi, per cui li salutiamo eh, caramente, soprattutto chi si trova magari come me a dover fare dei progetti fino a. Al 26-27 di, di dicembre, per cui il Natale diventa, diciamo, un apostrofo rosa, ecco, in mezzo eh, a tanti giorni di lavoro intenso e duro, ma è l'attività di ricerca lo facciamo di solito perché ci piace e perché troviamo un senso. E poi salutiamo tutti i curiosi che ci seguono e che sanno che questa è l'ultima eh, puntata, appunto, prenatalizia. Come dicevo prima, visto che sono logorroica, la smetto, lascio la parola alla nostra Marta e alla nostra Sabrina che eh, ci presenteranno questo bellissimo eh, lavoro recentemente pubblicato e che tra l'altro Marta, se non mi sbaglio, è già stato eh, proposto anche in un formato più divulgativo eh, però correggimi perché magari non mi ricordo sul magazine Art Tribune, giusto? Esattamente, sì 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 sì. Perfetto, così magari lasciamo poi anche il link sì. eh, di accesso appunto al, sì. all'articolo più divulgativo. Perfetto, prego ragazze, cosa ci racconta? Allora, inizio io, in cosa? se riuscite a vedere, se mi confermate che vedete la presentazione. Sì. Ok, perfetto. Allora, eh, è un articolo che è appunto molto affascinante, ma altrettanto complesso, direi. Ed è una ricerca, come vedete, realizzata, eh, diciamo. Eh, sinergia da un dipartimento, il Brain Plasticity and Behavior Changes Research Group dell'Università di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Economia del, di Harvard, quindi una, cioè, a questo articolo come tantissimi articoli scientifici ha questa doppia cittadinanza, questa doppia paternità. No? Eh, inoltre, diciamo, questo è un po' il titolo, ecco che eh, effettivamente a una prima lettura, magari a chi è un po' più non addetta al mestiere, può sembrare un po' obsoleto, ma eh, diciamo, eh, il, la traduzione un po' in breve e semplificata è che questo articolo ha cercato in qualche modo di dimostrare la presenza di un legame profondo fra apprezzamento estetico, appunto come diceva Alice, e meccanismi di apprendimento. In che senso? Nel senso che la bellezza si può considerare come una sorta di sintomo consapevole di quanto stiamo apprendendo, di quanto, di, della quantità di informazioni che stiamo apprendendo, che stiamo acquisendo dall'ambiente che ci circonda. Quindi più questi processi sono efficaci, sembrerebbe, maggiore sarà l'apprezzamento estetico che ne deriva. Cosa vuol dire? Che ad esempio io ho pensato subito... Appunto, non so, a un libro o a una canzone, quando leggo un libro, eh, quanto più informazioni, quanto più quel libro mi accresce in qualche modo un po' la conoscenza rispetto a un determinato tema, tanto più, eh, diciamo, l'apprezzamento estetico, eh, tanto più riporterò quel libro bello tendenzialmente, no? Quindi, è un po' questa è la, la, la teoria che c'è dietro. Quindi, un po' le emozioni estetiche lungi dall'essere qualcosa di, Utile, in qualche modo astratto, noi non l'abbiamo mai pensato come gruppo di ricerca, magari qualcuno potrebbe pensarlo. In realtà potrebbe avere questa eh, utilità no? pratica, nel senso che potrebbero, e eh, appunto, qui eh, lo introduco, potrebbero rappresentare la ricompensa che il nostro sistema nervoso ci offre in risposta a interazioni. Eh, in qualche modo che ci danno profitto in termini di conoscenza acquisita, quindi, più io appunto, eh, eh, acquisisco informazioni da uno stimolo, da, da un oggetto, più io godrò esteticamente di quell'oggetto, più io riputerò quell'oggetto bello. Ora, appunto, questa è un po' eh, sotto forma di domanda: la bellezza ci aiuta ad apprendere l'ipotesi che i nostri ricercatori tentano di dimostrare attraverso questo studio e si avvalgono. Di uno strumento per questo studio, mh, che è quello dell'elettroencefalogramma, quindi di un metodo di eh, neuroimmagine. Eh, appunto, l'EEG è una tecnica di neuroimmagine non invasiva. Io detto... intervengo subito su Marta: rispetto al fatto che l'ipotesi va testata, ed è una cosa eh, rispetto certo. alla quale do tante testate a tutti i nostri giovani ricercatori, è importante appunto il fatto che. Viga un paradigma falsificazionista rispetto eh, alle ipotesi, per cui noi ricercatori cerchiamo sempre delle evidenze, almeno una che sia in grado di confutare la nostra ipotesi eh, guida. Cerchiamo però di dimostrare eh, delle tesi e la tesi eh, di questi studiosi ce l'ha ben illustrata appunto prima Marta. Sempre per recuperare un po' lo spirito del Journal Club, le ipotesi sono un po' diciamo delle, eh, dei tentativi di risposta che noi offriamo alla luce di quello che abbiamo studiato, alla luce di quello eh, che abbiamo compreso, che ci è stato suggerito dalla letteratura precedente, ma anche da evidenze ev eventualmente più aneddotiche e ehm, che vanno assolutamente alla ricerca di un confronto empirico. Eh, è quello che hanno fatto i nostri eh, ricercatori in questo lavoro, veramente io sono magari di parte molto bello, eh, molto interessante e molto affascinante, l'hanno fatto secondo me con una grande spinta creativa, ecco, anche rispetto al paradigma teorico-metodologico di inquadramento di questo problema e rispetto al quale appunto hanno formulato le loro ipotesi da testare. Esatto, le ho riservate diciamo, mh, tra qualche slide le ipotesi perché mh, effettivamente mh, ci si arriva un po' eh, gradualmente, no? poi capendo lo strumento e, e tentando anche di recuperare un po' il background a cui fanno riferimento, perché leggendole così anch'io ad un primo acchito le ho trovate anche molto complesse. No? Quindi, questa in qualche modo è un po' l'ipotesi generale, no? quindi la bellezza c'è certo, da apprendere, che di, Appunto, con questo sempre approccio tentativo di eh, falsificazionista, i nostri eh, ricercatori testano, poi ci sono, andremo a sviscerare un po' tutte le varie ipotesi, diciamo che sono tre alla fine. Comunque, appunto, lo strumento che eh, i nostri ricercatori utilizzano è questo, è questo per cui eh, questo l'elettroencefalogramma, eh, che in realtà è il prodotto poi che deriva da questo strumento, quello che, che vedete nello schermo, no? E il nostro soggetto appunto ha questa costellazione di elettrodi praticamente sulla, sulla testa e essenzialmente questo strumento cosa fa? Va a misurare l'attività spontanea, no? Quindi l'attività la, la, cerebrale... Eh, poi ovviamente è molto più complesso di così, nel senso che si devono andare a creare vari modelli, quindi si deve andare a capire da dove questa attività spontanea, da quale zona parte, insomma. Però eh, un eh, tipo di tecnica che è quelli di potenziali evento correlati invece che si può desumere da questo tipo di strumento è quella per cui io. Vado a sottoporre il soggetto a uno stimolo che può essere uditivo, visivo o, o di, altre, di qualunque altra natura, e osservo un cambiamento a livello del, delle onde cerebrali. No? Quindi eh, si può misurare sia l'attività spontanea oppure ci si può avvalere di questi potenziali evento correlati, ovvero dell'attività cerebrale in risposta ad un determinato stimolo, che è poi è visibile nella, nella lettura finale delle, delle onde cerebrali. E che tipo di stimolo hanno scelto i nostri ricercatori per dimostrare che la bellezza cresce all'apprendimento, all nel nostro caso, uno stimolo uditivo, e più precisamente un paradigma che è quello del, del roving paradigm, che dovrei aver messo qui, eh, ovvero mh, vengono presentati cinque suoni per volta ad un soggetto, di cui quattro tutti uguali e uno differente. Ora eh, appunto il nostro cervello cosa fa quando appunto sente il suono che non è uguale agli altri, che è deviante rispetto agli altri, reagisce ovviamente, e questa differenza è rintracciabile proprio a livello dell'elettroencefalogramma, quindi è come se l'onda quando sentisse i suoni tutti uguali, fosse diciamo più o meno sempre sugli stessi livelli, poi deviasse o verso l'alto o verso il basso quando sente ehm, una, 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 un, un suono che invece devia anche proprio a segnalare il fatto che questo suono è diverso rispetto agli altri. E quindi questo è il primo un po'... Diciamo, ipotesi che vogliono andare a testare, no? e infatti questa diciamo, differenza a livello di onda è chiamata negatività del mismatch uditivo, che è questo market neurobiologico dell'apprendimento. Quindi ehm, i nostri ricercatori vogliono andare a capire se quando il partecipante sente l'onda, diciamo, sente il suono differente rispetto agli altri, a questa differenza è associata anche una differenza rintracciabile a livello di onde cerebrali, nell'elettrocefalogramma. I nostri eh, ricercatori non si avvalgono solo di questa teoria della negatività del mismatch uditivo, ma anche di, una, di un altro paradigma, diciamo, statistico, che io ho trovato particolarmente complesso da, da comprendere, appunto, che è quello rappresentato da questa teoria della sorpresa bayesiana, da cui è stato disunto questo modello matematico. Cosa vuol dire? Che. Eh, la, la differenza, quindi il fatto che l'onda a livello dell'elettroencefalogramma sia diversa quando il partecipante ehm, in qualche modo sente il suono differente rispetto agli altri è associata anche a un modello matematico che è quello della curva di sorpresa bayesiana per cui eh, questo, questa curva matematicamente coglie il grado di aggiornamento del modello predittivo indotta da un nuovo evento ovvero mi segnala eh, quanto la persona è sorpresa dall'ascolto di, di quel suono e soprattutto quanta informazione ha, eh, quella persona acquisisce nuova rispetto, diciamo, a un'informazione che ha già eh, quando ascolta quella, quel suono che devia rispetto agli altri. Quindi, di conseguenza, i nostri ricercatori, eh, in qualche modo, ehm, ipotizzano che queste risposte, eh, diciamo, eh, che ehm, si possono rintracciare a livello dell'elettroencefalogramma correlino con questo, diciamo, modello predittivo della sorpresa bayesiana che appunto, eh, che coglie il grado, come potete leggere, di aggiornamento del modello predittivo indotto dal nuovo evento, ovvero quanto apprendiamo da uno stimolo. Spero che in qualche modo questi concetti che seppur... Eh, quando complessi siano eh, risultati dalla mia spiegazione, magari più più o meno chiari, poi magari andando avanti riusciamo un po' più a sviscerarli meglio. Non so se qualcuno ha qualche osservazione da fare, qualche domanda in merito. Ma secondo me guarda, sei stata chiarissima, però io sono veramente molto di parte, nel senso che questo paradigma. È stato più volte riutilizzato nell'ambito della psicologia recentemente, sebbene parta diciamo dal modellizzare delle relazioni molto più semplici. Eh, in questo caso l'ho trovato particolarmente pertinente, particolarmente utile, eh, appunto perché è calato nell'ambito dell'apprendimento percettivo. E credo che probabilmente, ecco, se voleste approfondire qualcosa, questo apprendimento percettivo potrebbe essere il concetto da approfondire adesso, perché l'abbiamo lasciato un pochino così in sordina eh, rispetto all'apprezzamento estetico. Che è vero che è il grande protagonista, diciamo, di questo, di questo lavoro, però credo che abbia, se non un coprotagonista, quantomeno ehm, una, una figura neanche secondaria che vada considerata altrettanto che appunto è questo apprendimento percettivo che ehm, ribadivo prima appunto non è un tipo di apprendimento che noi abbiamo per esempio quando ci troviamo eh, a dire a noi stessi a oggi ho studiato, ho letto un libro, mi ricordo bene tutto quanto no, eh, è un tipo di apprendimento molto più di base certo. che come diceva giustamente Marta ha un suo corrispettivo da un punto di vista di onde cerebrali molto specifiche, eh, abbiamo visto qui un tipo specifico di onda eh, e in particolar modo può essere inquadrabile all'interno di un flusso di informazioni eh, caratterizzati da una distribuzione delle informazioni prima e dopo la presentazione di un determinato stimolo. E la sorpresa è quel meccanismo che dicevamo prima, che in qualche modo ci dovrebbe segnare e segnalare ehm, che questo aggiornamento delle rappresentazioni, quindi della distribuzione delle informazioni, dati meglio eh, precedenti, sia in qualche modo aggiornata. Esatto, quindi appunto questo modello, almeno da quanto ho capito io da quanto ricordo, dal, da Bias, no? è come se. Cioè, è un algoritmo che si aggiorna poi in base a quanta informazione io sono riuscita ad acquisire da, un, da uno stimolo, no? Quindi si aggiorna rispetto a, al, al prima e il dopo. Cioè, a quante informazioni avevo e quanta quante informazioni ho acquisito. Esatto. Okay. Esattamente, me. sì. Poi ovviamente io non sono esperta di questo paradigma. Sicuramente chiedere a uno statistico sarebbe la Infatti. cosa migliore, o un matematico. E, um, però... Sì, da un punto di vista, diciamo, macro, il processo è questo. E ribadisco che la sorpresa non è la sorpresa intesa, per esempio, non lo so, dalla psicologia eh, cognitiva o eh, dalla scienza delle emozioni, cioè è una sorpresa matematica completamente diversa, ah, un'accezione certo. completamente diversa. Tant'è che come ci diceva Marta, in questo caso è stato modellizzato il grado di sorpresa dei nostri partecipanti per vedere se ehm, essere appreso fondamentalmente o meno, sì, esatto, e quindi diciamo le ipotesi un po' eh, che hanno riportato i Diciamo, i ricercatori eh, che vogliono testare tramite due esperimenti che poi andremo a vedere, ma in realtà la procedura rispetto alle ipotesi è molto più poi semplice quando, una volta che sono capite le ipotesi, sono tre. Quindi la prima è che quando i nostri soggetti ascoltano il suono deviante, diverso dai precedenti, si verificherà una variazione nell'attività cerebrale rintracciabile nell'elettroencefalogramma. Quindi eh, la, ho tradotto la prima ipotesi è che stimolo è stimoli devianti associata una mismatch eh, negativity osservata nei potenziali, quindi nel, nelle onde cerebrali. La seconda ipotesi è che l'apprezzamento estetico correli positivamente con questa, diciamo, onda differente rintracciabile nell'elettroencefalogramma e quindi correli anche poi con questo modello eh, diciamo, che rappres matematico rappresentato dalla curva Bayesiana di sorpresa. E terzo, questa la dobbiamo andare un po' più a, a spiegare: che la curva Bayesiana di sorpresa correli positivamente con la quantità di inibizione motoria. Ovvero cosa vuol dire? Che, eh, diciamo, da ricerche precedenti si è desunto che una persona che sta apprendendo, eh, diciamo, è soggetta anche a una diminuzione dell'attività cerebrale a livello dei lobi frontali. E diciamo maggior apprendimento e quindi maggiore sorpresa correla positivamente con minori tempi di reazione. Eh, e quindi eh, diciamo, una persona che sente quattro note uguali e poi una nota differente rispetto alle altre, e che identifica questa nota differente eh, in tempi minori. Vuol dire che in qualche modo sta apprendendo da, da quella nota e quindi che maggiore sarà eh, minor tempi di reazione sono associati a una maggior quantità di apprendimento e di informazione proveniente da quello stimolo. E non avrei saputo dire meglio, perché poi vorrei sottolineare che è un articolo particolarmente tosto, nel senso che i concetti che vengono affrontati ribadisco, cioè mh, sono, eh, pertengono molto alla sfera, diciamo. Di vita quotidiana che interessa un po' tutti noi, anche il paradigma che hanno utilizzato di presentazione degli stimoli eh, è molto semplice da spiegare, però l'architettura eh, teorico-esplicativa che hanno proposto gli autori è particolarmente sofisticata. Eh, secondo me, appunto, però il mio parere personale, poi non so, vorrei sentire anche Sabrina e Laura, perché magari non è così ehm, come l'ha spiegata adesso Marta gira molto bene è stata perfetta sono assolutamente d'accordo perfetto l'ha spiegata perfettamente sì, ottimo e quindi e questo è il tuo regalo di natale esatto. <ride> la riconoscenza e la... il riconoscimento l'apprezzamento esatto l'apprezzamento <ride> eh, ah, questa è questo... un'ottima domanda di ricerca però l'apprezzamento da un punto di vista un po più sofisticato dell'oratore, perché comunque noi ci concentriamo ovviamente sempre su degli stimoli di base, cioè qua ovviamente abbiamo ridotto proprio i minimi termini lo studio dell'apprezzamento estetico, però considerate che mi viene in mente questo, lavorando sempre tanto fianco a fianco con i letterati, con i filosofi, è eh, che in realtà eh, diciamo che il mondo dell'arte e conseguente esperienza estetica nel caso è molto vasto e questa vastità abbraccia anche la dimensione, diciamo, delle persone coinvolte. Per cui è un oratore, cioè se noi decidessimo di inserire lo studio dell'apprezzamento estetico di un oratore, un oratore che spiega qualcosa, come nel caso di Marta, non sarebbe interessante analizzare, magari ecco, non con gli RP, ma... Con qualche altro paradigma eh, un po' più, diciamo, ehm, tollerante, ecco, eh, rispetto alla complessità di questo stimolo, il grado di apprendimento di chi sta ascoltando. Un apprendimento che può essere anche percettivo, eh, per carità, io ve la butto lì più che altro perché mi vengono in mente idee di ricerca mano a mano che sento eh, parlare. Voi che leggo questi articoli mi vengono in mente una quantità di, di suggestioni. Voi potete benissimo annoire e dire molto interessante e poi andiamo mm. oltre, oppure darmi un vostro parere. Cosa ne pensate? Ha senso secondo voi? S studiare questo fenomeno con gli oratori? Mm. L'apprezzamento degli oratori, non riesco, a, non riesco a immaginare un esperimento. In questo mm. momento, non riesco a figurarlo, eh, però si sì, sarebbe. tipo noi del giornal Club. Ok, quindi dare un feedback positivo o negativo sulla performance e valutare che cosa? Ah, mi immagino più che altro di monitorare una persona che ci stesse seguendo, per esempio, adesso, ehm, nel momento appunto in cui spieghiamo dei concetti particolarmente ostici sarebbe molto carino anche perché poi giustamente noi abbiamo un webinar e il webinar è live live streaming però poi rimane registrato sulla nostra piattaforma quindi è uno stimolo codificabile standardizzabile e sarebbe veramente molto interessante proprio analizzare la dimensione più concettuale è Più legata eh, non a un semplice stimolo, ma eh, come per esempio l'esposizione a un suono in questo caso, ma l'esposizione appunto a un concetto elaborato e presentato e rielaborato in un determinato modo da una determinata persona. Mm -hmm. Ti torna Sabri? Sì, c'è certo, cioè, la gente mm, che ci però... segue impara. Questa è la vera domanda. O quantomeno, o quantomeno ha un grado, diciamo, di percezione, ehm, un livello di percezione estetica che qui è stato operazionalizzato in termini di bellezza, quindi intensità, diciamo, della bellezza percepita, ehm, che poi è funzionale all'apprendimento. Oppure non c'entra assolutamente niente questa dimensione estetica, per esempio, nel lavoro che stiamo facendo noi? Ma io penso che sia, cioè, appunto, anche io sono di parte, però per forza, cioè, inclusa questa dimensione, nel senso che. Eh, se penso anche agli interventi che ho trovato più belli o che mi hanno ispirato di più che ho sentito in generale sono quelli che ovviamente ho, ho capito compreso di più che mi sono un po' entrati poi è questione anche di ovviamente a volte magari ci, mi capita di non capire niente di qualcosa ma comunque di apprezzare la complessità no? di quel qualcosa ma eh, anche pur non eh, comprendendo ad un primo acchito comunque quell'intervento, quell quel discorso che mi ha ispirato comunque mi ha fatto entrare no, in una dimensione quindi eh, magari non è solo questione di diciamo, comprensione del, in modo, del discorso di un oratore ma ci sono anche di altre dimensioni in no, cui sicuramente potrebbero intervenire no? eh, questo articolo sembra proprio che suggerisca eh, l'introduzione di una dimensione di mh, deviazione. Quindi in realtà, diciamo che se io mi mettessi forse a giocare, non so, con delle palline in modalità giocogliere per illustrare un concetto, probabilmente questo mh, genererebbe una violazione, diciamo, delle delle aspettative o quantomeno del flusso di eh, informazioni precedentemente immagazzinate potrebbe essere un elemento, diciamo, adesso ovviamente sto parlando in termini veramente a livello macro e eh, anche fantasticando, diciamo, però giusto per lasciare un po' libera la, la fantasia di lavorare e di accogliere nuove domande di ricerca, eh, anche astraendo rispetto a questo paradigma che è molto di ricerca di base, è molto focalizzato sull'essenziale eh, sull degli stimoli e del monitoraggio della risposta da parte dei partecipanti sia da un punto di vista eh, neurofisiologico sia da un punto di vista comportamentale. Sto cercando di astrarre e farvi lavorare e farci lavorare di creatività. Cioè, nel momento in cui volessimo fare un volo pindarico e volessimo utilizzare un pochino il take-on message di questo, di questo studio. Eh, a me verrebbe da pensare, da un punto di vista applicativo, che introdurre diciamo, delle violazioni eh, all'interno, per esempio, di un paradigma narrativo come questo, abbastanza consolidato, eh, insieme a una percezione di bellezza di un certo, di un certo tipo, potrebbe essere eh, funzionale per stimolare almeno un apprendimento di base. Questo mi viene in mente. Ovviamente è un volo pindarico perché stiamo parlando di due livelli differenti, cioè qui c'è un livello di complessità superiore che è difficile anche da, da modellizzare con un paradigma bayesiano come, come hanno fatto loro. Però è sicuramente mh, affascinante pensare che eh, probabilmente la dimensione estetica rientra anche in questo tipo di spiegazioni che forniamo noi, così come le variazioni rispetto alla norma rientrano e sono collegate alla percezione di piacevolezza, diciamo più che altro eh, dello stimolo che in questo caso è l'intervento stesso, la spiegazione per esempio di un concetto come il momento dell'intervento eh, che stiamo presentando ai nostri ascoltatori. Vedo la faccia di Sabrina che, che sta assomigliando a quella del Grinch progressivamente, <ride> ma che io apprezzo tantissimo, eh, devo dire. <ride> Cosa? Stavo entrando nel flow del discorso. Ah. Cosa ti dice il flow a proposito di concetti psicologici? No, è che è affascinante, è che sono, sono tutti temi che io, eh, cioè che sto approfondendo adesso con, con il lavoro con voi, quindi che non, che non conosco ancora così bene. E, per, esempio, per esempio, paradossalmente mi sono ritrovata molto più in alcuni concetti in questo articolo rispetto che in articoli passati di, di altri giornal club, proprio perché la questione della, delle emozioni, dell'esperienza estetica così, mi è particolarmente nuova, quindi la sto approfondendo un po' in questi mesi ed è affascinante, è interessante. E che cosa hai scoperto in questi mesi dell'esperienza estetica? Esiste questa esperienza estetica? Esiste nel senso che eh, è, è pur sempre un concetto soggettivo, così come anche in questo articolo gli autori alla fine eh, suggeriscono che l'apprezzamento di uh, un tipo di note piuttosto che di un altro tipo, che poi come spiegherà Marta, presumo, c'è cioè la differenza tra le note con consonanti e dissonanti, eh, può essere pur sempre, cioè ci si può aspettare che si preferiscano le, le note consonanti perché tendenzialmente ricerchiamo dei pattern nella nostra esperienza sensoriale, ma ci sono dei partecipanti che invece hanno espresso preferenza per le note dissonanti e ehm, sempre in, questo, in questi termini eh, l'esperienza estetica poi è molto più gestaltica e complessa rispetto alla mera valutazione di una preferenza su delle note che sono diciamo dei singoli, singoli stimoli. L'esperienza estetica è molto più complessa e, di fatto, poi, nella realtà, quello che osserviamo è che gli artisti, sia pittori, sia musicisti, eh, cercano costantemente di eh, sorprendere, quindi cercano la dissonanza. In realtà, però, una dissonanza gestaltica, di potremmo dire. Eh, quindi in questo senso, anche quando pensiamo magari alla nostra esperienza di visita in alcuni musei, osservare alcuni quadri, notare che ci sono dei particolari che non ti aspetti, che affascinano, che attirano l'attenzione, eh, c'è questa tendenza, una tendenza umana in un certo senso a ehm, cercare a livello, diciamo, micro delle consonanze, dei pattern, ma poi rimanere affascinate da. Da grandi dissonanze, quindi in un quadro, in una questione più complessa, eh, sono quelle che, ci, che attirano maggiormente l'attenzione. Stessa cosa per, le per la musica, quindi opere sinfoniche dove a un certo punto la sinfonia cambia eh, drasticamente e lì probabilmente proviamo certe emozioni complesse che è difficile operazionalizzare. Sono tutte cose che, per, per esempio, cioè io sono sempre stata una persona molto. Eh, grinciana, diciamo, cioè molto, sono stata molto attaccata a cose molto più, potremmo dire, semplici, meccanicistiche quasi, eh, rendersi conto che invece esiste anche, la, oltre all'aspetto diciamo, all cognitivo, ma anche emotivo. Ecco, in questo senso sono sempre stata molto più comportamentista, ehm, però le emozioni ci sono, esistono, si possono studiare, quindi è tutto, è, sono tutte cose che sono interessanti, quindi... Sono affascinanti. Viene in mente rispetto a questo, uno studio che avevamo condotto, un studio molto piccolo, che avevamo condotto un anno e mezzo fa, mi sembra un paio di anni fa sull'estetica dei frattali e Non so se sapete che cosa sono. Sì. Sì. Ve lo dico anche per chi ci sta seguendo: sono fondamentalmente eh, degli oggetti eh, con una natura eh, geometrica che ehm, è dotata, si dice, eh, di una omotetia interna, cioè praticamente quello che succede è che c'è la riproduzione della forma dell'oggetto in piccolo al suo interno su scale completamente diverse. E quindi fondamentalmente se noi dovessimo ehm, zoomare una parte di questo oggetto troveremmo infinitamente tante piccole... Ehm, forme fondamentalmente figure simili eh, all'oggetto più grande, all'oggetto originale. E infatti si parla di geometria frattale. Questo tipo di letteratura eh, correlava diciamo, l'apprezzamento estetico eh, dei frattali a un grado di frattalità intermedia, cioè eh, fondamentalmente l'essere umano sembrerebbe apprezzare di più non una dimensione frattale minima, Né una dimensione frattale perfetta, ma una intermedia. Quindi, anche da questo uh, punto di vista, diciamo che l'imperfezione, da un certo punto di vista, eh, paradossalmente sembra essere correlata, quantomeno non fonte di, ma quantomeno correlata all'apprezzamento che molti poi vanno a tradurre in termini di, di bellezza che in realtà da un punto di vista estetico, filosofico è una categoria a parte però da un punto di vista neuroscientifico viene concettualizzata molto spesso come un'esperienza emotiva puntuale anche qui è stata misurata con un singolo item se non mi sbaglio, eh, sì. se andasse da 1 a 9 probabilmente sì quindi quanto era bello fondamentalmente il suono, l'insieme di suoni che, che stavano eh, ascoltando, e ehm, svela in realtà una, diciamo, come diceva Sabrina, eh, un aspetto molto interessante del nostro rapporto con eh, ciò che è bello. Cioè, mh, al di là, eh, diciamo, del luogo comune per cui la perfezione sembra essere eh, associata intrinsecamente in modo indissolubile con la bellezza, sembra che invece le evidenze empiriche che abbiamo a disposizione ci dicano che eh, non è proprio così. Cioè, la, la vera perfezione non è proprio associata con la bellezza. E da un punto di vista filosofico... Um, ci scostiamo molto da quello che, soprattutto dall'estetica più contemporanea, non è la perfezione intesa come uh, compiutezza, interezza al 100% di un oggetto, di uno stimolo, di un pattern. In questo studio sembra addirittura che sia una deviazione. E nello studio dei frattali si parla di un livello mh, intermedio, sul coefficiente di frattalità. Quindi di perfezione potremmo dire di questi ehm, oggetti geometrici che noi presentavamo ai partecipanti, ma che tanti prima di noi avevano già presentato ad altri partecipanti, ehm, trovando dei risultati molto, molto simili. Poi, senza fare troppi voli pindarici, ehm, questo tema è veramente molto affascinante perché credo che permetta di eh, comprendere come un fenomeno eh, sia forse come um, una, una torta mille, mille sfoglie si chiama, giusto? O mille foglie? Mille? Mille, foglie. Sfoglie. mille? mille, foglie. mille foglie. foglie. Per cui abbiamo tantissimi strati e ognuno di noi può decidere, diciamo, di soffermarsi eh, su uno oppure andare più in profondità alla base o di cogliere tutto l'intero, ma questo è veramente molto difficile, ci si perde sempre qualche pezzettino. In questo caso siamo andati veramente giù, 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 giù. Adesso l'operazione che stiamo facendo, anche concettuale nel giornal club, è fare, tornare anche agli strati un po', direi, superiori, ecco, della mille foglie, che adesso tra l'altro mi sta anche venendo fame, che, che ne stiamo parlando. È, una, è sempre una scelta quella che operiamo rispetto allo studio di, di un determinato fenomeno, una scelta che chiamiamo operazionalizzazione. Anche all'interno delle neuroscienze c'è cioè un'operazionalizzazione. Neuroscienze che adottano appunto metodi, metodologie neuroscientifiche per lo studio di fenomeni che esistono anche in altri eh, domini. Eh, Apprezzamento estetico nasce poi nell'ambito filosofico eh, e che mh, racchiudono una grande complessità. Eh, che, come dicevo, eh, noi possiamo scegliere di affrontare. A livelli differenti pungolo su questo aspetto perché non c'è un giusto o uno sbagliato c'è sempre una scelta a monte rispetto al paradigma che eh, viene considerato come quello mh, maggiormente esplicativo rispetto al nostro fenomeno di interesse e con fenomeno intendiamo quello che possiamo eh, osservare da questo punto di vista poi in questo mi ha dato anche un un grande eh, punto di, di collegamento, Sabrina, con eh, l'ambito gestaltista a proposito del, del fenomeno, dello studio del fenomeno da un punto di vista percettivo, che però vabbè, non apro un'altra parentesi perché sennò veramente stiamo aprendo troppe parentesi e siamo pure vicino a Natale, c'è il Minion dietro che ci sta guardando anche malissimo. Per cui direi di non indugiare oltre. Abbiamo fatto venire la nostra, la colina in gola ai nostri ascoltatori. Vogliamo capire fondamentalmente che cosa abbiamo trovato, perché un po' l'abbiamo spoilerato, ma secondo me se ce lo racconta eh, una di voi è, è, è più chiaro ed è più interessante. Sì, io chiarisco solo in 30 secondi appunto la dinamica, nel senso che. Eh, prima di lasciare la parola a Sabrina, c'è questo esperimento 1 in cui i partecipanti, semplicemente 26 partecipanti, ascoltano questi, questi suoni, devono giudicarli esteticamente e invece esper e questo esperimento 1 è dedicato al testare le prime due ipotesi no? che vi ho spiegato prima, mentre nell'esperimento 2, semplicemente i partecipanti, gli stessi, in un altro giorno, riascoltano i suoni e devono andare a... Uh, ehm, cercare di identificare il suono deviante rispetto agli altri nel più breve tempo possibile e qui si misurano ovviamente i, i tempi di reazione per testare l'ipotesi numero 3. Adesso lascio volentierissimo la parola a Sabrina che, sono sicura, vi esporrà i risultati e poi discuteremo un po'. Eh, ok, perfetto. Allora, ho, ho, ho utilizzato delle immagini esplicative, quindi la prima è Sheldon Cooper di Big Bang Theory che eh, spiega la regola di bias della... c'è tutto questo testo in questa slide non sapevo come riassumere quindi ho messo... secondo oh, me l'immagine di, di Sheldon era, 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 era esaustiva massa... sì, sì. sì. E, allora pr praticamente in questa slide eh, vi spiego brevemente <ride> le analisi che hanno fatto per quanto riguarda le analisi degli ERP quindi delle eh, elettroencefalografiche eh, si procede con delle, con delle analisi che sono eh, una procedura che è, si usa sempre in tutti gli articoli, in tutti i test. Eh, bisogna ripulire le cosiddette epoche, cioè si suddivide il tracciato elettroencefalografico in epoche, si ripuliscono, eh, si lavorano, si fa una sovrapposizione delle, del tracciato eh, per ciascun partecipante. Nello specifico caso di questo articolo, eh, come in, in praticamente anche la maggior parte di altri articoli che usano questa metodologia, si fa anche una sovrapposizione tra i tracciati dei diversi partecipanti e si ottiene la cosiddetta grand average, quindi la grande media di, di, dei partecipanti per i vari esperimenti. Quindi quella che vedremo nelle prossime slide è la media dei tracciati eh, puliti e sistemati. Eh, di tutti i partecipanti che hanno svolto entrambi gli esperimenti, cioè che hanno svolto esperimento 1 e esperimento 2. Eh, per quanto riguarda la, comput la, la computazione del, di, questo, di questa sorpresa bayesiana percettiva, eh, gli autori hanno spiegato brevemente nell'articolo eh, come hanno eh, computato questa sorpresa, eh, in che senso computato, nel senso che eh, loro hanno preso la regola di Bias che ci dà un'informazione generica su come eh, matematicamente concettualizzare i concetti di probabilità a priori e a posteriori. Fondamentalmente, quello che ci dice la regola di Bias è che la probabilità a priori di un determinato evento. Eh, quindi, una, la nostra rappresentazione di un evento o eh, di, una, di, diciamo, di una, una rappresentazione percettiva anche di, di per sé, eh, si aggiorna costantemente sulla base dell'esperienza che noi facciamo di quel certo tipo di esperienza. Quindi, eh, si aggiorna sulla base della probabilità a posteriori di ritrovare quello stesso schema nella realtà oppure di trovare uno schema, appunto, deviante e eh, sulla base dell'importanza del peso quindi che viene dato a, ehm, a, a quel determinato evento nel modificare la probabilità a priori si andrà a modificare e quindi eh, questo schema è uno schema ricorsivo che ci permette di aggiornare costantemente la nostra rappresentazione interna ed è uno schema che come diceva anche Alice eh, inizialmente Viene, viene usato spesso, frequentemente, soprattutto in ambito ehm, psicofisiologico, eh, per spiegare ad esempio anche il linguaggio. Quindi eh, questa, ci sono queste nuove ricerche attualmente che dicono che la, un principio di bias sta anche alla base dell'acquisizione dell del linguaggio in età neonatale, cioè infantile. Eh, ecco, allo stesso modo gli autori utilizzano questo modello e assegnano dei pesi agli eventi che riguardano lo stimolo deviante e lo stimolo standard, eh, dando un certo tipo di peso, che adesso non so quale sia, non sono andata a vedere nello specifico, allo stimolo deviante nell'essere in grado di... Ehm, Diciamo di eh, modificare appunto la probabilità a priori che viene data su questo, su questo stimolo uditivo. E, per quanto riguarda l'esthetic judgment task che viene fatto nel primo esperimento, eh, appunto ai partecipanti è chiesto di dare una valutazione estetica, una preferenza su quale stimolo eh, tra due suoni che forse non abbiamo approfondito, però eh, vengono presentati in entrambi gli studi. Eh, due tipi di suoni, eh, i tritoni e i quinti. Eh, da, da come ho potuto, eh, cioè da quello che ho preso, i, i tritoni sono eh, delle, dei suoni dissonanti, eh, mentre i quinti sono considerati suoni consonanti. E, eh, nella teoria della musica, quindi nella, in ambito musicale, queste. Questi, diciamo, queste differenze sono molto percepibili, e semplicemente gli autori presumono eh, che suoni consonanti possano essere eh, più apprezzati rispetto a quelli dissonanti, però eh, mettono le mani avanti e si aspettano che comunque ciascun partecipante dia la sua preferenza sulla base delle proprie inclinazioni. Eh, qui ho nella seconda immagine, non so se si legge, ma cercando suoni eh, tritoni è uscito suoni tritoni eh, che appartengono al diavolo quindi per dire quanto nella teoria della musica sono associati a, a melodie diaboliche <ride> mi ha fatto abbastanza ridere e quindi per quanto riguarda l'esthetic judgment eh, sono eh, viene fatta una media dei diciamo delle valutazioni tra i diversi tipi di ehm, le, viene fatta una media delle diverse valutazioni per i diversi tipi di eh, trial, quindi il partecipante sente i suoni più volte, dà la valutazione più volte viene fatta una media, questo perché non viene presa una sola volta la valutazione dei suoni. Eh, Nell'esperimento 2 invece si fa un'analisi dei reaction times, quindi dei tempi di reazione, che il, eh, de, del tempo che il partecipante impiega a valutare il suono che sta ascoltando ehm, in tutto questo ovviamente viene sempre presa il tracciato elettroencefalografico, quindi quello che interessa nel secondo esperimento è la correlazione tra eh, tra alcuni tratti del tracciato elettroencefalografico di interesse, quindi eh, per esempio quelli relativi ai millisecondi in cui viene presentato lo stimolo deviante e i reaction times andare avanti scusami <ride> e, allora per fare cioè faccio una, una, una spiegazione generica per non entrare eh, troppo nei dettagli delle, dei risultati in generale tu, eh, le ipotesi tutte le ipotesi dei ricercatori sono eh, verificate e, in particolare i risultati si possono esprimere in sei punti, quindi tra esperimento 1 ed esperimento 2. Allora, in modo interessante, nel primo questi sono i risultati del primo esperimento, quindi roving paradigm e de giudizio della, 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 delle note dissonanti e consonanti. Allora, gli intervalli consonanti, come si aspettavano gli autori, sono stati tendenzialmente più apprezzati rispetto a quelli dissonanti. Probabilmente per il fatto che c'è un certo apprezzamento naturale di schemi, ehm, eh, di alcuni schemi, appunto. Quindi, mentre le note dissonanti non hanno degli schemi precisi, quindi sono un po' più potremmo dire eh, fastidiose, eh, quelle dissonanti invece hanno una certa bellezza implicita. Questa cosa si è ritrovata nel, nel giudizio di apprezzamento dei partecipanti. Eh, non c'è stata una differenza significativa tra eh, le preferenze dei tritoni e degli intervalli quinti, ma questo in che senso? Nel senso che eh, non si è vista una differenza significativa nel giudizio che è stato dato tra tritoni e quinti, quindi tra note dissonanti e consonanti, e poi è, ehm, effetto poi delle leggi. quindi... Eh, semplicemente le persone hanno dato una preferenza maggiore per le note consonanti, poi a prescindere da, dalle loro preferenze, ciò che è stato trovato anche nel, nell'elettroencefalogramma e, e negli altri risultati non differisce significativamente tra i due. Eh, poi possiamo andare alla slide dopo. In questa slide possiamo osservare il primo grafico eh, che dimostra la presenza della mismatch negativity a 225 millisecondi successivi alla, pres alla presentazione dello stimolo deviante eh, e delle immagini appunto della, dello scalpo e dell'attività elettroencefalografica proprio relative alla mismatch negativity. Quindi potete vedere questo picco eh, verso il basso e questo rappresenta la, presen la presentazione appunto dello stimolo deviante. Eh, in verde vedete lo stimolo eh, pre eh, preferito e in viola quello no scusate al contrario in viola quello preferito e in verde quello non preferito quindi relativo a tritoni o quinti e questo dipendentemente da, dalle scelte di ciascun partecipante quindi comunque in questa slide loro hanno verificato che a livello eh, neurofisiologico hanno trovato la mismatch negativity come si aspettavano come da dati della letteratura allora, in questa slide invece ci mostrano come eh, la mismatch negativity, eh, fanno una sottrazione, scusate, tra eh, tracciato elettroencefalografico eh, di stimoli preferiti e non preferiti, quindi eh, eh, tritono versus quinto o viceversa. Ehm, che cosa trovano? Loro trovano che eh, esiste, esistono due time cluster che esistono due se guardate le barre grigie ci sono due momenti in cui eh, ci, ci sono dei picchi eh, il primo è la mismatch negativity che in questo caso però è al mostra come dire un picco positivo e poi va giù eh, anche perché fra l'altro piccola premessa scusate ma questa è anche una domanda ma Stavo, stavo riguardando i miei appunti di elettrofisiologia umana e mi pareva di aver letto che nei tracciati elettroencefalografici in realtà il pic, cioè si legge al contrario non so come dire il pic negativity dovrebbe andare sopra e non sotto quindi quello che noi dobbiamo guardare non è diciamo, la discesa ma è il picco sopra mi pareva di, di aver visto sì, Infatti penso, penso di sì okay, esatto. cioè, ok dipende e... poi da come è rappresentato il tracciato eh? sì mm però quelli diciamo standard sì ok contare. esatto anche perché qua ci fa, ci, lui ci, ci sta parlando di due picchi negativi e ovviamente ci sta facendo vedere cioè, due, due curvette verso l'alto comunque ehm, allora ci sono eh, due picchi negativi principali che sono la mismatch negativity a 215-260 millisecondi dopo la presentazione di stimolo di piante e eh, a 680-616 millisecondi eh, queste In realtà, eh, praticamente gli autori ci mostrano come nel tracciato elettroencefalografico esistono anche altre componenti oltre alla mismatch negativity, che eh, in questo caso sono la, la P300, la P300, mi pare, e la N400. Eh, nelle interpretazioni che vengono fatte dopo, eh, quello che loro suggeriscono è che anche queste componenti. Che non sono quelle principalmente, eh, non è la componente principale di loro interesse che rimane la mismatch negativity. Ma anche queste componenti potrebbero essere associate al perceptual learning. Quindi potrebbero avere un ruolo eh, durante l'apprendimento di pattern eh, percettivi. Eh, ultimo risultato dell'esperimento 1, no, torniamo indietro di nuovo. Ah, penultimo risultato, scusate. Eh, la mismatch negativity è, è risultata essere effettivamente più grande, quindi un picco di negatività maggiore per gli intervalli apprezzati, quindi per i suoni apprezzati, come se eh, dalle loro ipotesi eh, iniziali apprezzare un suono ci porta a eh, processarlo meglio o comunque a ci porta a creare un pattern, diciamo uno schema. Più forte e nel momento in cui c'è uno stimolo deviante, la mismatch negativity ci, è più larga e ci dimostra che c'è maggiore ehm, necessità di eh, elaborazione cognitiva per aggiornare eh, lo schema che avevamo. Eh, poi Quindi la sintesi qual è? Per arrivare, diciamo, al nodo della questione. Allora, per arrivare al nodo della questione, i risultati che hanno trovato a livello elettroencefalografico nel primo esperimento eh, sono, confermano tutte le ipotesi degli autori, cioè eh, fondamentalmente hanno verificato la presenza della mismatch negativity negli, nei momenti esatti in cui più o meno se l'aspettavano, quindi a 250 millisecondi rispetto allo stimolo deviante, e questo significa che. Cioè, tra traduciamo, traduciamo per tutti questa cosa significa che c'è effettivamente una, un effetto sorpresa una necessità di aggiornare eh, gli schemi le rappresentazioni mentali nel momento in cui eh, si presenta uno stimolo diverso rispetto a quelli presentati precedentemente okay. in secondo luogo hanno dimostrato cioè, l'elettroencefalogramma dimostra che L'amplitude di questo effetto è maggiore per L'ampiezza di, di questo effetto è maggiore per stimoli che noi eh, preferiamo, quindi che noi giudichiamo più eh, che noi apprezziamo maggiormente. Ehm, e in terzo luogo hanno si, questo hanno effetto provato... intendiamo la mismatch negativity esatto, sì. Quindi l'ampiezza loro... di quest'onda è maggiore tanto più apprezziamo lo stimolo a cui siamo stati esposti. Esatto. Okay. Rispetto allo stimolo non preferito, esattamente, a prescindere da quale sia il suono, quindi a okay. eh. e eh, in terzo luogo hanno trovato eh, degli altri picchi, quindi del, degli altri momenti significativi, potremmo dire nell'elettroencefalogramma eh, che potrebbero dimostrare che ci sono altre componenti implicate nel perceptual learning e eh, e eh, che potrebbero essere approfondite poi in successivi studi. Anche in questi grafici ci fanno vedere eh, l'ampiezza la, della mismatch negativity, eh, che è più ampia appunto per gli intervalli, eh, cioè per gli stimoli che abbiamo giudicato esteticamente eh, più positivamente. Mm -hmm. Esatto. Adesso non mi ricordo esattamente i tre grafici in cosa differiscono, vado a rivedere. Ma se dovessimo fare un take on message, mm -hmm. cioè e spiegare... Ah, so. fist versus tritone, ok, qui fanno vedere la differenza tra quinti e tritoni. Okay. E... se dovessimo spiegare questa cosa a un passante per strada... <ride> Ehi, senta, lei ha eh, mai, parla... <ride> <ride> mai sentito parlare dei tritoni e dei quinti? <ride> è un musicista eh, sicuramente e lui dice sì, guarda, si ferma. Sono, esatto sono, sono un musicista e li, li mangio a colazione e no allora il take on message però prima ci sono i risultati dell'esperimento 2 sì, è un take on message di questo studio ah, okay. di questo esperimento allora direi che eh, la mismatch negativity è una componente importante ultra studiata ultra verificata diciamo del processo di eh, apprendimento è eh, altamente indicativa della, eh, di, mh, come dire, di quando non, de, di, una, di uno stimolo inaspettato. Quindi, eh, se dovessi farmi l'elettroencefalogramma mentre non lo so, mentre passeggio e eh, vedo passare un orso, probabilmente avrei una mismatch negativity molto ampia perché non mm -hmm. me lo aspetterei a e. Quindi una componente interessante e sicuramente utile. In secondo luogo, che eh, quindi la, ciò che noi riteniamo più apprezzabile eh, ha effettivamente un impatto poi sulla, sulle nostre rappresentazioni. In questo senso, comunque, stiamo parlando di processi impliciti. Ma quindi... che rappresentazioni, qua siamo sempre a livello neurofisiologico, cioè. Quello che apprezziamo ha poi un corrispettivo nell'ampiezza dell'onda, uh -huh. che ci dicevi prima, eh, cerebrale, della sempre mismatch negativity, ma quest'ultima non è l'unica protagonista dello show, da quello che abbiamo capito, ce ne sono anche altre. Prima dicevi la P300, giusto? Eh, sì, P300 e l'N400, mi pare. N400. Quindi in realtà non è, eh, probabilmente può essere il, ehm, il main character, il protagonista principale, ma poi ci sono comunque delle altre figure che vanno considerate, metaforicamente parlando. Mm -hmm. Questo in relazione a cosa? All'apprezzamento o alla dissonanza? Rispetto alla dissonanza. Ok. E può, può darsi che invece le altre componenti. Cioè può darsi che tutto questo, cioè che tutte queste componenti, queste tre per lo più, eh, siano parte di un processo appunto di apprendimento e di aggiornamento delle rappresentazioni, probabilmente le altre due componenti vengono anche temporalmente dopo, cioè si verificano dopo, eh, saranno correlate a qualche altro tipo di ehm, processo. Fra l'altro, una cosa che mi sono scorata di dire... Ma è che queste grand average, quindi queste grandi medie di tutti i partecipanti, quindi questo tracciato è, rappresenta tutti i partecipanti, ehm, loro hanno preso eh, ci stanno mostrando i grafici relativi a FZ, quindi a un preciso punto eh, frontale. Eh, per questo motivo può darsi che invece eh, facendo un focus su, ad esempio, delle zone parietali, magari emerga una maggiore. Eh, ampiezza di, delle altre componenti quindi in questo specifico esatto. caso stiamo osservando eh, per lo più le componenti frontali quindi ecco rispetto a questo ricordo l'immagine iniziale che aveva proiettato marta delle g non mi ricordo più quanti canali avesse mi pare che que... ecco, rispetto a tutti quei 32 canali che sono degli elettrodi mh, posizionati sul nostro scalpo dobbiamo ricordarci Dicevi soltanto l'F0, giusto? Fz, esatto. Fz, perfetto. Quindi questo qua dovrebbe essere questo perfetto, al centro. Perfetto, quindi è come se, da un punto di vista diciamo ehm, anche proprio legato allo strumento, dovessimo un attimino ignorare tutto il resto e focalizzarci qui. Perché gli autori, avendo studiato la letteratura, eh, ci suggeriscono che ci sia ehm, una maggiore probabilità di rilevare il fenomeno di loro interesse, se c'è, lì, in quella okay. zona. Ok, e invece l'altro studio? Invece il secondo studio, eh, ah no, ecco, questo è un altro risultato ancora del primo, eh, cosa dice? Ah, qua parla appunto della, della P300 e della N400 component, eh, Ok, semplicemente quello che, quello che ribadiscono è che il fenomeno di loro principale interesse che è la barra grigia che eh, si vede a 220 millisecondi è la mismatch negativity e che appunto ci sono altri componenti. Possiamo andare avanti? Allora, questa è la stessa... Oh, sì, questa è esattamente la stessa cosa. Semplicemente qua faccio una premessa, ho messo l'immagine di, eh, di stupore in mezzo che... All'inizio tu hai detto, vabbè, non dobbiamo confonderlo con lo stupore, io infatti ci ho messo proprio quell'immagine. <ride> Però vabbè, l'esperimento... Metaforicamente rende bene l'idea. Cioè, praticamente. praticamente. Eh, I risultati dell'esperimento 2 confermano la terza ipotesi principale, ossia che i partecipanti erano più lenti a, eh, a rispondere, quindi a mh, classificare i suoni praticamente, nel momento in cui eh, si presentavano gli stimoli devianti, quindi quelli... Si creava la situazione di stupore e di devianza. E, e qui, niente, qui possiamo vedere la tartaruga che dice chi se l'aspettava questa. E questo <ride> fenomeno ha a che fare con l'inibizione motoria, che, come accennava anche Marta, è un fenomeno eh, molto studiato, quindi c'è molta letteratura che ci dice che nel momento in cui c'è una. Ehm, il refresh diciamo dei modelli eh, di rappresentazione di una determinata situazione o appunto di un determinato stimolo, eh, l'attività la, frontale eh, inibisce l'attività delle aree motorie e in questo senso se si chiede una risposta motoria in un preciso momento, nel momento in cui si sta anche stimolando questo riaggiornamento. Eh, allora ci sarà un fenomeno di inibizione motoria che si può verificare a livello comportamentale come tempi di reazione maggiori, perfetto. Eh, ok, e questo, i risultati dell'esperimento 2 sono gli ultimi risultati che abbiamo. Quindi, come abbiamo, come abbiamo accennato, i, gli autori hanno, hanno, sono stati contenti, hanno trovato significatività in tutte le loro ipotesi. Eh, il preceptual learning è quindi questo fenomeno che ha a che fare con le aree frontali e centrali e che ha a che fare con eh, l'inibizione dell'attività motoria nel momento in cui c'è un, un aggiornamento di questi schemi. Ehm... Ah, Poi la, lo, il risultato che gli autori hanno trovato più interessante che hanno, e che hanno ribadito più volte anche nella, sia nelle interpretazioni che nella discussione è proprio questa correlazione tra la sorpresa e l'ampiezza la, dell'onda della mismatch negativity, soprattutto per gli stimoli preferiti, quindi per ciò che viene giudicato esteticamente più bello ma anche perché questo è effettivamente il risultato che ha a che fare anche col titolo dello studio, cioè è il, è il loro risultato principale, è quello che loro hanno apportato alla, alla letteratura, anche perché tutti gli altri fenomeni, come abbiamo accennato, sono fenomeni già studiati, validati, loro li hanno riverificati, ma hanno trovato in particolare questo risultato affascinante. Eh, quindi hanno, sono riusciti a correlare effettivamente... La mismatch negativity con il perceptual learning con la valutazione estetica di uno stimolo. E, Ottimo eh, lavoro, direi. Sì, sì, Laura vuoi aggiungere qualcosa? Mm, no, non, ho, mm, non devo aggiungere nulla anche perché per me è stato molto difficile comprendere questo studio a partire dalla comprensione delle ipotesi fino ai risultati perché poi. Secondo me non è stato complesso tanto ciò che loro hanno fatto all'interno, cioè con i partecipanti, quindi anzi piuttosto ringrazio le ragazze per avermi chiarito un attimo ehm, la questione ipotesi e risultati, perché mi è rimasto questo, questo punto di domanda, non avevo ben compreso, quindi va bene. Sì, sono continui. metodi ai quali ecco, noi magari non siamo molto abituati, noi intendo uh, chi ha una formazione come la nostra mh, qui in università. Invece, S Sabrina, vieni da Padova, giusto? Sì, Marta da Trento. Probabilmente hanno avuto più modo di approfondire questo tipo di, di metodi e di tecniche. Che, come diceva, giustamente Laura, in realtà. Um, sono intuibili, però hanno delle accortezze da um, considerare che um, se non vengono colte nel momento giusto, poi eh, sono un po' come um, una valanga, cioè si ripercuotono sulla comprensione di tutti gli altri aspetti di questo articolo. Poi è particolarmente sofisticato anche perché, come dicevamo all'inizio. Um, correla la parte comportamentale dei tempi di reazione con quella neurofisiologica e cerca di utilizzare entrambe come uh, indicatori di uh, un'esperienza ancora più sofisticata, che da un lato è l'apprendimento percettivo e dall'altra parte è l'esperienza estetica, quindi due fenomeni comunque dotati di una complessità interna e teorica elevatissima. Eh, la scelta che loro operano di inquadramento eh, rispetto appunto al paradigma baesiano è eh, molto interessante, aggiunge un altro livello di complessità eh, perché rispetto diciamo eh, anche all'approccio frequentista che noi utilizziamo di solito, eh, di concettualizzazione della, della probabilità che noi utilizziamo magari quando facciamo la nostra nuova, i nostri t-test eccetera eccetera, Prevede che ci sia un raccordo fra la distribuzione a priori eh, di una serie di dati e quella a posteriori, il che di per sé chiama molto bene eh, il mh, concetto di apprendimento in termini di aggiornamento. Da questo punto di vista, il lavoro eh, che abbiamo fatto, che avete fatto, eh, rispetto all'interpretazione di questo articolo è veramente stato molto accurato dal mio punto di vista credo che siamo stati in grado anche di renderlo abbastanza divulgativo eh, rispetto appunto all'ancoraggio con conoscenze pregresse dei nostri ascoltatori e quindi direi che è anche il momento del take a message quindi che cosa vorreste dire ai nostri ascoltatori anche prima di, di Natale non fidatevi delle vostre intuizioni, fidatevi di bias, calcolate sempre la vostra probabilità a priori. Ci sta. Grazie, Sabri. Grazie. Eh, no, io sicuramente, rispetto anche boh, alle esperienze. Quello che mi sforzo sempre di fare è cogliere un po' il, il particolare, no? l'inaspettato, quello che sia nelle persone sia nelle... Eh, quando lo colgo effettivamente eh, mi rendo conto che esco dalla mia comfort zone e apprendo qualcosa di nuovo. Quindi questo è il mio piccolo messaggino. Sì, concordo. Uh, cogliete i particolari, lasciatevi stupire. E ponetevi delle domande a riguardo. Direi che con questo quadro finale, questo tiro messaggio finale salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri curiosi, eh, le persone che hanno la pazienza di seguirci per un'ora e passa. Vi auguriamo un buon Natale, buone feste o semplicemente buone vacanze. E, um, noi rimaniamo sempre a disposizione ringraziamo sempre tutti gli, gli, arti, gli autori degli articoli che andiamo a discutere all'interno di questo Journal club per il lavoro che svolgono per tutti noi e per la comunità scientifica, ringraziamo The Way perché eh, costantemente propone nuovi format che speriamo appunto siano di vostro gradimento eh, generando sufficiente dissonanza ma non troppa per stimolare in voi quantomeno l'interesse eh, che poi è foriero dell'apprendimento. E mm, noi ci siamo sempre, per cui aveste commenti, ehm, curiosità, insight da condividere con noi o anche correzioni, ecco, noi siamo molto contenti di imparare. A proposito, ehm, proponeteceli sempre sia sul nostro canale YouTube sia sul nostro canale Facebook e in aggiornamento il canale Instagram detto questo io voglio ringraziare assolutamente Marta, Laura e Sabrina e poi Elisa che non è qui oggi con noi fisicamente ma eh, lo è spiritualmente eh, per tutto il lavoro svolto finora e niente assolutamente pronti per il prossimo Journal Club post natalizio ne vedremo ancora delle belle esatto Buone feste a tutti. Buone feste.